Nella scuola la raccolta differenziata è ben organizzata. Ogni classe ha i suoi bidoni piccoli: giallo carta, blu plastica, marrone umido, verde vetro, verde più scuro, lattine e secco. Gli insegnanti e le assistenti hanno l'incarico di svuotare i bidoni piccoli nei bidoni più grandi. Gli alunni e le alunne a volte sono superficiali e non differenziano bene, interrompendo così il ciclo virtuoso della raccolta dei rifiuti. Frugando nei cestini della zona ristoro, abbiamo notato che le maestre alcune volte buttano il bicchierino del caffè nel bidone sbagliato. Altro punto debole sono i fazzolettini usati, spesso riposti nel bidone della carta, sbagliato. Le penne e i pastelli si devono buttare nel secco. Le cartucce per stampanti sono rifiuti speciali che vengono ritirati dagli operai. In una settimana si accumulano minimo 7 bidoni grandi di spazzatura. La scuola ha il vantaggio di essere alimentata con i pannelli fotovoltaici che sono stati installati circa 7 anni fa.